Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di due serial famosi per essere spariti nel nulla. Parliamo di serial d'altri tempi. Il primo è un serial ungherese ed è una vera leggenda tra i criminologi e non per la sua spietatezza, ma per il modo in cui è riuscito a eludere le forze dell'ordine di ben due continenti e non è mai stato catturato. Questa situazione è stata avvantaggiata soprattutto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e da tutto ciò che ne è derivato. Infatti la Grande Guerra ha distolto l'attenzione da ogni problema interno, spostando il focus delle attività poliziesche solamente sul conflitto. Le autorità non solo chiudono un occhio, ma le chiudono entrambi, e non solo per crimini minori come il contrabbando, ma anche per crimini molto più gravi come l'omicidio. La Prima Guerra Mondiale ha quindi permesso a Béla Kish, il serial di cui vi voglio parlare, di imbastire una latitanza che alla fine si è risolta con una vera e propria scomparsa nel nulla. Di Béla Kish si perdono le tracce, ma prima di immergerci nella storia di Béla Kish, come al solito facciamo un passettino indietro e andiamo a conoscere il suo passato. C'è da dire che in effetti della sua vita privata si conosce poco. Béla Kish nasce nel 1877, in un paese poco distante da Budapest. Durante la sua vita cambia lavoro molto spesso e si diletta anche nella lettura della mano, cosa abbastanza consueta dove la magia è largamente diffusa. Arriva il 1912, Béla Kish ha 35 anni e decide di trasferirsi nel villaggio di Zincota, oggi parte di Budapest. Qui inizia la sua attività di lattoniere e affitta una casa in via Kossuth al civico 9. Immediatamente l'uomo inizia a farsi ben volere da tutti. Nel villaggio è considerato come uno scapolo ambito che organizza feste e sontuose cene. In effetti si dice che la sua statura e i suoi capelli biondi, per non parlare dei suoi lineamenti, lo rendono attraente agli occhi di molti cittadini del villaggio. Si interessa anche dell'astrologia e dell'occulto. Qui Béla Kish conosce Marie, una ragazza 15 anni più giovane di lui, con la quale si sposa ben presto. Però l'uomo è spesso assente da casa, sia per lavoro, ma anche perché ogni sera esce a far baldoria. Quindi, in breve tempo, Marie inizia una relazione con un uomo del villaggio, un certo Paul Bicari. Béla scopre la scappatella della moglie e una sera del 1902 le ordina di andarsene da casa sua senza farsi mai più rivedere. Quindi poco tempo dopo Marie è lì che sta preparando le sue cose per andarsene. Ma Béla Kish non vuole che Marie se ne vada. Quindi si avvicina a lei di soppiatto senza farsi né vedere né sentire, per poi colpirla alla testa, afferrare una garrota e strangolarla con una forza tale da scarnificare la pelle del collo. Il suo corpo Béla lo nasconde in un fusto di metallo pieno di alcol. Lo stesso trattamento è riservato all'amante di Marie, Paul Bicari. I due bidoni Béla li abbandona in mezzo alle campagne vicino a casa sua. Però c'è un fatto. L'uomo a questo punto deve trovare un modo per non farsi scoprire, in quanto le persone in paese sono già al corrente della relazione tra Marie e Paul. E ovviamente risulta strano che siano spariti entrambi. Quindi il giorno seguente Béla si stampa in faccia uno sguardo triste e va dai suoi amici sconsolato per dire che sua moglie è fuggita con Paul Bicari. Gli amici di Béla non si stupiscono di certo, in quanto sono tutti al corrente della relazione tra Marie e Paul. Di conseguenza prendono per vero ciò che gli dice il loro amico. Però c'è un fatto. Béla mica vuole rimanere da solo, quindi pubblica un annuncio matrimoniale su una rivista, firmandosi con lo pseudonimo di Herr Hoffmann, in cui si descrive come un uomo di bella presenza e benestante in cerca di compagnia femminile. A quell'annuncio rispondono molte donne desiderose di trovare una situazione stabile. La prima che si presenta all'appuntamento è Katrin Varga, una giovane vedova in cerca di una buona sistemazione che vende la sua attività di sartoria proprio per dirigersi a casa di Béla Kish. C'è da dire che la donna trascorre a casa di Béla una giornata piacevole. L'uomo le fa addirittura così tante promesse che la lasciano sorpresa perché si parla addirittura di matrimonio. Béla le dice che è una bellissima donna, che la vorrebbe sposare, però al calare della notte, la donna viene picchiata a sangue, strangolata e messa in un contenitore sotto spirito in cantina. Anche lei. Prevedendo di commettere altri crimini, Béla
pensa di acquistare parecchi fusti, facendo però insospettire il poliziotto locale, che ovviamente gli fa delle domande in merito. Bella spiega che, in previsione della guerra, avrebbe avuto una scorta di benzina. E quel poliziotto ci crede, è così che Bella continua a colpire. Dalla prima vittima passa solo una settimana. Infatti Bella incontra la signora Schmeidak, una vedova. Anche la donna rimane con lui per un paio di giorni e pare che tutto vada per il meglio. Fino a quando Bella una sera l'afferra con forza, la picchia, le sbatte la testa contro una parete più volte e infine la strangola, sempre usando una garrota. Nel frattempo i poliziotti di Budapest stanno cercando informazioni sulla scomparsa di due vedove, ossia la signora Schmeidak e Katerin Varga, che non hanno contatto con i loro amici o parenti da ormai diverse settimane. Entrambe le donne si dice siano state viste in compagnia di un uomo di nome Hoffman, che abita vicino al Ponte Margherita a Budapest. Però quando le autorità vanno a controllare non trovano nessuno. Questo Hoffman è proprio sparito nel nulla. L'agente del villaggio di Zincota è al corrente delle indagini condotte dalla polizia di Budapest, ma in effetti non ha alcun motivo per collegare Herr Hoffman a quel ragazzo tranquillo e modesto, ossia Bela Kish. Arriva il 1906 e all'ennesimo annuncio matrimoniale di Bela risponde Margaret Todd, la quale da Budapest si dirige a Zincota proprio col fine di incontrare Bela. L'uomo si dimostra subito carismatico, di bella presenza, gentile, e quindi Margaret decide fin da subito di trasferirsi in quel tranquillo villaggio, proprio dove abita Bela. In casa di Bela Kish, durante il giorno, è presente una governante di una certa età di nome Jakubek, assunta per fare le pulizie e per preparare il pranzo. Questa signora, come vi ho già detto, è un po' avanti con l'età. E nota questo andirivieni di ragazze, ma non riesce a capire il motivo per cui queste donne si trattengono da Bela solo per un paio di giorni per poi ripartire e non tornare mai più. In ogni caso, Margaret, l'ultima vittima di Bela, inizia quindi a frequentarlo. Avviene però un qualcosa di strano una sera. Infatti Bela, una sera in cui sono da soli, fa scrivere a Margaret una lettera ai suoi genitori, nella quale viene annotato che, essendo stata rifiutata dall'inserzionista, per la delusione sarebbe partita per l'America. Bela, in questo caso, si è assicurato un alibi di ferro facendo scrivere a Margaret quella lettera. Appena la donna finisce di scrivere, l'assassino agisce in tutta velocità. La fa fuori con una garrota, come al solito, e la mette dentro un fusto pieno d'alcol in cantina. Poi spedisce la lettera scritta da Margaret. Dopo Margaret, altre due donne spariscono da Zincota: Julienne Pachac ed Elisabeth Comeromi. A differenza delle altre ragazze, i parenti di quest'ultime ne denunciano la scomparsa, quindi la polizia di Budapest inizia le ricerche, cercando di capire chi abbiano frequentato queste donne nell'ultimo periodo. Sicuramente non sarebbe stato assolutamente complicato arrivare a Bela Kish, però nel frattempo è successa una cosa. Bela Kish nel 1914 viene chiamato al fronte per combattere nella Prima Guerra Mondiale, quindi l'uomo non si trova più al villaggio. Durante l'assenza di Bela, il proprietario di casa si fa vivo, e principalmente lo fa per ristrutturare le stanze ed affittarle ad altri. Ma quando arriva nel cortile dell'abitazione, nota dei barili. Incuriosito, l'uomo ne apre uno, e l'odore che ne esce è nauseabondo, insopportabile. Arriva quasi a vomitare, quindi c'è solo una cosa da fare: chiamare la polizia. Il capo della polizia, insieme ad altri suoi colleghi e un medico legale, vanno a verificare questi contenitori. L'ispettore, ossia un uomo di nome Charles Negi, che tutto sommato conosce bene il posto, è convinto che in quei fusti ci sia della benzina. Ma in realtà, in quei barili, vengono rinvenute tutte le vittime di Bela Kish. In tutto sono 24 i corpi ritrovati in quella proprietà e nelle campagne circostanti. Il punto è che alcuni bidoni sono addirittura all'interno della casa, in cantina. Infatti vengono rinvenuti i corpi di Marie, la moglie di Bela Kish, e del suo amante, Paul Bicari. Bela ha destinato un corpo per ogni bidone. La notizia fa il giro di tutta l'Ungheria e ha l'onore della prima pagina su tutti i quotidiani nazionali, che raccontano come il mostro di Zincota abbia ucciso e nascosto i corpi di diverse donne in quei bidoni. Il capo della polizia di Zincota, a proposito di Bela Kish, dice: «Mi ricordo quando arrivò qui. Era un bravo uomo, di bell'aspetto e gentile con tutti. Non sembrava in grado di far del male neanche ad una mosca. Una volta un cane si ruppe una zampa e lui lo curò. Lo portò a casa proprio per nutrirlo.
Non posso credere abbia ucciso tutte queste donne. La governante di Belakis, ossia la signora Jakubek, nega di essere a conoscenza dei corpi presenti nella proprietà. Inoltre, difende il suo datore di lavoro. È sempre stato un uomo gentile, garbato. Certo, aveva sempre una bella donzella al suo fianco. Ogni volta una diversa, in realtà, ma d'altro canto, essere un uomo che esce con molte donne non lo rende di certo un assassino. Poi però Charles Neji, girando per casa, trova una porta chiusa a chiave. Chiede spiegazione alla governante e la donna risponde che, in effetti, sebbene abbia sempre avuto la chiave, non ha mai aperto quella porta perché il suo datore di lavoro gli ha chiesto di non entrare mai in quella stanza. E la signora Jakubek ha sempre rispettato il volere del suo capo. A questo punto detective Charles Neji entra in quella stanza e si rende immediatamente conto del motivo per cui Bela ha impedito alla sua governante di accedervi. È piena zeppa di prove. Vi sono scaffali pieni zeppi di volumi sull'avvelenamento e lo strangolamento. Tutti belli allineati e poi al centro della stanza c'è un tavolo con una sedia. Ma non solo. Il detective Charles letteralmente fa colpo quando entra in quella stanza. Perché trova anche centinaia di lettere inviate a Bela dalle tante donne, ignare spasimanti, che si mettevano in contatto con lui dopo aver letto il suo annuncio matrimoniale. Charles sequestra tutte quelle lettere e, con grande stupore, si chiede come sia possibile che tutte queste donne si siano fatte raggirare da Belakis. Dopo aver scoperto tutte queste mostruosità, Charles Neji notifica all'esercito ungherese di arrestare Belakis, in caso sia ancora vivo. Inoltre congela qualsiasi corrispondenza postale o telegrafica diretta a Bela. Nell'estate del 1916, però, l'esercito ungherese è nel bel mezzo di una guerra e, giusto per aggravare le difficoltà, i nomi Bela e Kish sono parecchio comuni tra gli ungheresi. Però il 4 ottobre del 1916 ecco che arriva una novità. Charles Neji viene informato che il soldato Bela Kish è ricoverato in un ospedale in Serbia. Charles Neji fa più in fretta che può, sale sul primo aereo, ma appena arriva sul posto si rende conto che è troppo tardi. Bela Kish è fuggito sostituendo il cadavere di un altro soldato nel suo letto. Ovviamente Charles allerta tutta la polizia ungherese, ma sfortunatamente tutti gli avvistamenti della polizia si rivelano sbagliati. In diverse occasioni successive sorge la speculazione che l'uomo abbia simulato la sua morte, cambiando la sua identità con un soldato morto durante la guerra. Si suppone sia stato avvistato diverse volte negli anni successivi. C'erano voci che sia stato imprigionato per furto con scasso in Romania. Altre voci dicono che Bela Kish sia morto di febbre gialla in Turchia. Dell'uomo non si sa più nulla per 4 anni, fino a quando nella primavera del 1920 un soldato della legione straniera francese riferisce di un altro legionario di nome Herr Hoffmann, che è lo pseudonimo già usato da Bela per gli annunci matrimoniali, quale si è vantato in più di un'occasione della sua abilità nell'usare la garrota. Ormai però, anche in questo caso, è tardi per muoversi. Bela Kish scappa e fa perdere le sue tracce prima ancora che la polizia possa raggiungerlo. Ben 12 anni dopo, nel 1932, Harry Oswald, un agente della squadra omicidi di New York City, riconosce nella metropolitana un individuo corrispondente alla descrizione di Bela Kish, il quale però si accorge ben presto di essere pedinato. Quindi appena gli è possibile si dilegua in mezzo alla calca della metropolitana. Nel 1936 c'è un ennesimo avvistamento dell'uomo sempre a New York. Infatti si vocifera che Bela Kish lavori come portiere in uno stabile. Ma appena i poliziotti vanno a controllare scoprono che l'uomo si è licenziato giusto il giorno prima. È da questo momento che Bela Kish scompare definitivamente e di lui si perde ogni traccia. Nonostante la certezza sulla sua identità, quell'uomo è davvero riuscito a deludere la polizia di ben 2 continenti. Ma ora passiamo alla prossima serial. Lei è una delle vedove nere più misteriose e conosciute della storia. E vi sto parlando di Belle Gunness, il cui vero nome è Brynhild. Belle è in effetti definita l'equivalente femminile di Bela Kish. La donna, ribattezzata la Barba Blu d'America, o più generalmente la Vedova Nera, è ritenuta ancora oggi una delle serial più feroci e spietate di tutti i tempi, oltre a rappresentare un vero e proprio rompicapo per i detective, grazie alla sua abilità nel mentire e nel non lasciare nessuna traccia. Ma andiamo con ordine, come al solito. Brynhild nasce l'11 novembre del 1859 in un villaggio vicino a Trondheim, in Norvegia.
Brynhild è l'ultima di 8 figli e della sua infanzia si sa poco o nulla. Pare comunque che sia trascorsa abbastanza tranquilla e senza eccessivi problemi, tranne quelli immaginabili legati agli scarsissimi mezzi finanziari della sua famiglia. Il padre di Brynhild, Paul, lavora come tagliapietre e possiede una piccola fattoria che basta a malapena per sfamare la sua famiglia, mentre la madre Berit è una casalinga. Brynhild cresce e principalmente si occupa di portare le pecore al pascolo. D'altronde, i fattori presso i quali lavora sono molto soddisfatti del suo operato. La ragazza infatti sa svolgere diverse mansioni, come ad esempio fare il formaggio. Inoltre non ha paura di passare la notte nelle baite in montagna. Brynhild fisicamente è anche molto forte, in quanto è alta 1,83 m e pesa 91 kg. All'età di 23 anni, grazie all'aiuto della sorella, Nelly, e di suo marito, emigra negli Stati Uniti, dove Nelly, sua sorella, si era già stabilita in precedenza, trovando anche marito. Appena giunta in America, la donna cambia nome da Brynhild a Belle e inizia a lavorare come cameriera. Dopo circa 2 anni in America, Belle conosce Mads Sørensen, un immigrato norvegese che di lavoro fa il sorvegliante notturno. I due ben presto si sposano e vanno a vivere nel 1890 in un sobborgo di Chicago. Attorno al 1896 Belle rimane incinta. In realtà vive 2 gravidanze perché mette al mondo la sua prima figlia Caroline ed il suo secondo figlio Axel. Tra Belle e suo marito non c'è tutto questo gran rapporto e per di più mancano anche i soldi. Quindi Belle compie il suo primo omicidio, avvelenando nel 1896 Caroline, che non ha neanche un anno. La bambina muore per colite acuta e Belle si intasca i soldi della sua assicurazione sulla vita. Passano altri anni e le cose tra i due coniugi non cambiano. Loro due non vanno troppo d'accordo e i soldi continuano a scarseggiare. Così Belle avvelena anche il suo secondo figlio, Axel, nel 1898, colpevole di aver stremato sua madre per i suoi continui pianti. Anche in questo caso Belle intasca la sua assicurazione sulla vita. Però il vero obiettivo di Belle è suo marito, che tra l'altro è già ammalato di cuore. La sera del 30 luglio del 1900, infatti, Belle mette nella sua cena delle gocce di veleno e guarda l'agonia di suo marito mentre si contorce dal dolore. Il dottore che lo visita, in effetti, immagina che l'uomo sia venuto a mancare per un avvelenamento da stricnina. Quindi interroga Belle, che però dichiara di aver dato al marito una polvere per curare il suo raffreddore e il medico di famiglia assicura il collega di aver prescritto proprio lui quella medicina. A questo punto il dottore si convince a firmare il certificato di morte e le 2 assicurazioni sulla vita del suo defunto marito la pagano. Con questi soldi la vedova si trasferisce in una zona tranquilla, vicino a LaPorte, in Indiana, portando con sé i suoi 3 figli. Myrtle, nata nel 1897, Lucy, nata nel 1899, e poi infine c'è Jenny Olsen. Quest'ultima bambina non l'ha messa al mondo Belle, bensì l'ha adottata. È una famiglia di Chicago che non aveva la possibilità di crescerla. La fattoria dove vanno ad abitare in effetti è molto grande. Ha 6 camere enormi e un piccolo pezzo di terreno che la donna adibisce ad allevamento del bestiame. Il tutto viene fatto recintare con delfino spinato, come per nascondere qualcosa. Arriva l'aprile del 1902, quando Belle conosce un immigrato norvegese di nome Peter Gunness, un agricoltore che sposa quasi subito. Però la vedova nera ben presto si stanca anche del suo secondo marito e il 16 dicembre del 1902, mentre Peter sta lavorando nello scantinato, Belle da dietro lo colpisce alla testa con una sbarra di ferro, fratturandogli il cranio e uccidendolo immediatamente. Durante la breve, brevissima unione con il coniuge, Belle rimane anche incinta e mette al mondo Philip, mentre invece uccide con il veleno sua figlia adottiva, Jenny Olsen, che poi taglia pezzi e getta dentro al pozzo della fattoria. Un giorno, in effetti, i vicini di Belle chiedono che fine abbia fatto quella bambina. E la donna risponde loro che ha pensato di mandarla in una scuola di buone maniere, in California, in quanto il suo comportamento è diventato inaccettabile. Rimasta vedova di nuovo, Belle fa pubblicare degli annunci su più giornali, proprio per cercare un uomo che la mantenga. E in effetti, in molti rispondono ai suoi annunci. Il primo, John Moo, le porta in dote ben $1,000. Però, poi, scompare nel nulla dopo una settimana. Nel maggio del 1904, Olaf Lindblom, di 30 anni, emigrato dalla Norvegia, si reca alla fattoria di Belle affascinato dall'idea di conoscere una sua connazionale.
La stessa sera viene avvelenato e fatto a pezzi. Le mani e i piedi vengono dati in pasto ai porci, mentre il resto delle parti del corpo vengono occultati nel pozzo. Nel giugno del 1904, John Bunter, un uomo affascinato da Belle, parte dalla Pennsylvania per andarla a conoscere. L'uomo si offre di lavorare per lei. Belle accetta, ma lo decapita dopo qualche giorno. Le mani e i piedi, come la precedente vittima, vengono dati in pasto ai maiali, mentre il resto del corpo questa volta viene seppellito in giardino. Nel dicembre del 1904, dopo aver messo l'ennesima inserzione su un giornale della Virginia, nella sezione Cuori solitari, Belle vede apparire alla sua porta Abraham Phillips, una guardia delle ferrovie in pensione, il quale si presenta con tanto di anello di diamanti e con i migliori propositi. L'uomo ha con sé un'ottima somma di denaro, quindi Belle lo fa entrare in casa e poi immediatamente lo fa fuori. Lo avvelena, poi inizia il consueto smembramento del corpo, che solitamente esegue con un'ascia. Mani, piedi e testa vengono messi in un sacco e gettati nel pozzo. Sempre usando lo stesso stratagemma delle inserzioni matrimoniali, vengono uccisi e smembrati altri 6 uomini dal febbraio del 1905 al gennaio del 1906. Poi tocca a Ole Budsberg, del Wisconsin, il 26 aprile del 1907, il quale viene macellato e seppellito nel recinto dei maiali. Però, ai figli di Ole, che vanno per l'appunto da Belle per cercare di capire dove sia finito loro padre, la donna dice che l'uomo ha deciso inspiegabilmente di partire per l'Oregon. Arriva maggio del 1907 e Belle assume un tuttofare, ossia Ray Lanphier, un uomo di 30 anni che di lavoro fa il coltivatore. Inspiegabilmente l'uomo entra nelle grazie di Belle, che non lo tocca neanche con un dito, anzi lo ricopre di visibili attenzioni. Nel dicembre del 1907 Belle viene contattata tramite un annuncio da Andrew Helgelein, un uomo di origini svedesi. Però c'è da dire che questo nuovo ospite non è gradito a Ray, il tuttofare, che chiede quindi a Belle spiegazioni. Belle gli urla di farsi gli affari suoi, di andarsene, di trovarsi un altro lavoro. Così Ray se ne va e arriva Andrew. E anche lui viene avvelenato e il suo corpo viene fatto a pezzi. Nel marzo del 1908 Belle assume un nuovo bracciante, di nome Joe Maxton. La notte del 28 aprile dello stesso anno, l'uomo viene svegliato da un fumo denso che proviene proprio dal pianterreno. Allarmato, Joe prova a chiamare Belle, che però non gli risponde. Corre quindi fuori dalla fattoria in cerca d'aiuto, ma dopo pochi minuti le fiamme la avvolgono completamente. Dell'incendio viene accusato Ray Lanphier sulla base di alcune confidenze che Belle avrebbe fatto in precedenza al suo avvocato. Belle infatti ha confidato di essere stata oggetto di minacce da parte di Ray in seguito al suo licenziamento. Arriva maggio, sono passati pochi giorni, e gli investigatori accorsi sul luogo dell'incendio, che ormai ha ridotto la fattoria in macerie, scoprono gli orrendi segreti custoditi sottoterra dal 1902. Vengono infatti estratti numerosi sacchi con all'interno mucchi di ossa e altri resti umani, cosparsi di soda caustica. Nello scantinato di casa vengono rinvenuti 4 corpi, 3 dei quali vengono identificati come figli di Belle, ossia Myrtle, di 11 anni, Lucy, di 9 anni e Philip, di 5 anni. Ma c'è anche un'altra cosa, un corpo sicuramente femminile, adulto, ma senza testa. In un primo momento quel corpo viene identificato come quello di Belle. Il 12 maggio del 1908, durante le ricerche del cranio di Belle, gli inquirenti trovano la sua protesi dentaria. Così il 20 maggio del 1908 il coroner dichiara che Belle è perita per mano di, vi cito testualmente, uno sconosciuto squilibrato. Arriva il 9 novembre del 1908 e si apre il processo contro Ray Lanphier, sul quale pende, oltre all'accusa di incendio doloso, anche quella di omicidio plurimo. Nonostante i numerosi testimoni, molti dei quali amici e parenti delle persone uccise da Belle, desiderose quindi di giustizia, non si arriva mai ad un chiarimento logico ed esaustivo dei fatti. Il 26 novembre del 1908 Ray è giudicato colpevole per l'incendio, ma estraneo alla dipartita di tutta quella gente. Ray quindi viene chiuso in carcere, dove muore di tubercolosi nel 1911. L'uomo si è sempre dichiarato innocente anche per l'incendio, dicendo: «Non è morta, Belle. Io so che avevo una grande cicatrice sulla gamba sinistra. Il corpo della donna trovata nello scantinato non ha nessuna cicatrice. Non mi hanno voluto credere e lei è riuscita a prendersi gioco di tutti noi». Le parole di Ray in effetti trovano un immediato riscontro con la realtà.
Infatti iniziano a susseguirsi sempre con maggiore frequenza gli avvistamenti di Bell. Il 29 aprile del 1909, il capotreno Jesse Herseth sostiene di aver visto Bell salire sul treno della stazione di Decatur, in Indiana, trasportata su una barella. In molte occasioni un'amica di Bell, di nome Almetta Hay, ha dichiarato che Bell si sarebbe spesso recata da lei. Nel 1916 Almetta muore e in effetti nel suo appartamento viene ritrovato un teschio umano nascosto tra i cuscini. Gli inquirenti pensano che quel cranio possa appartenere al corpo rinvenuto alla fattoria andata a fuoco nell'aprile del 1908. Nel 1917 Bell viene identificata da un uomo che dichiara di averla vista lavorare in un ospedale come infermiera. È così che Bell Gans sparisce, anche in questo caso senza lasciare traccia. Detto questo ragazzi, io finito di sproloquiare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate la storia di questi due serial, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questi due serial. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi, ciao ragazze.